Il cane accompagna l'uomo fin dagli albori della pastorizia e quindi praticamente da sempre. Se all'inizio però veniva usato soprattutto per difendere greggi e mandrie dai predatori, la successiva unione tra pastorizia e agricoltura ha richiesto l'utilizzo di cani che sapessero anche guidare il bestiame lungo percorsi precisi, impedendo per esempio che le pecore andassero a pascolare nei campi coltivati. Così l'uomo, o almeno qualche uomo, si è chiesto se non fosse possibile tornare un pochino indietro, rilassarsi un po', riavvicinarsi alla natura e lavorare col cane in qualcosa che fosse divertente e rilassante, anziché stressante e frenetico. Qualcuno ha ricordato i racconti dei nonni pastori, qualcun altro forse ha pensato che non era giusto perdere le attitudini naturali di cani che per secoli hanno svolto egregiamente un lavoro di grande utilità. Questi uomini hanno cercato di riunire passato e presente, creando una disciplina sportiva in grado di riportare il cane da pastore a ciò che era in realtà, senza intaccare la sua vera natura. Ed è così che è nato lo sheepdog. Anche se fra tutte le discipline cinofile è sicuramente il più naturale per il cane, lo sheepdog è uno sport che prevede regole precise e allenamenti piuttosto faticosi. Per gli appassionati questa fatica è in realtà vero relax in mezzo alla natura, a grandi distese erbose, a pecore dal muso dolce e ovviamente ai nostri splendidi cani. Ma resta il fatto che si tratta di uno sport che come tale deve avere certi presupposti. I re dello sheepdog sono due, Border Collie e Australian Kelpie. Il loro comportamento è diverso da quello degli altri cani da pastore, che infatti concorrono in prove distinte. Il cosiddetto percorso inglese, in cui il cane lavora in ampi spazi aperti, è riservato a Border e Kelpie. In questa categoria possiamo trovare cani come il Collie, il pastore tedesco, il pastore bergamasco. Molte altre razze da pastore, ovviamente, sono in grado di impegnarsi nello sheepdog. Questo sport così naturale è ideale anche per i cani disadattati, resi troppo nervosi dalla vita cittadina. Il divertimento più grande per un cane di 3 mesi sarà quello di volare in mezzo alle pecore. Non bisogna assolutamente sgridarlo, a meno che non tenti di abbaiare o di mordere. Questi sarebbero sintomi preoccupanti perché un buon cane da pastore, istintivamente, tende a restare in silenzio davanti al gregge. La spiegazione sta nel fatto che il cane da pastore è in pratica un predatore inibito. I movimenti furtivi e la postura del corpo, molto evidenti soprattutto nel border collie, sono quelli tipici del lupo che si avvicina alla preda. Poi, in realtà, il cane non aggredisce le pecore. Ciò non toglie che non debba proprio sognarsi di abbaiare per segnalare la sua posizione. In gara è facile lasciarsi prendere dal panico, perché il penning è l'ultimo esercizio previsto. Poiché le gare si svolgono a tempo, spesso si arriva a questo punto con i secondi contati e la fretta, si sa, non aiuta a ragionare con freddezza. Oltre che per le gare, naturalmente, lo sheepdog è utilissimo in condizioni reali per tutti coloro che vivono in campagna e tengono del bestiame. Anche il semplice recupero delle pecore dal pascolo diventa molto più agevole con l'aiuto del cane. Ma soprattutto si potrà contare su un prezioso alleato quando le pecore dovranno essere spostate lungo una strada. Se amate la natura e gli animali, ma soprattutto se amate il vostro cane, lo sheepdog potrà farvi scoprire una dimensione completamente nuova del vostro rapporto con lui. Questa antica, bellissima disciplina non stressa il cane, anzi può risolvere i suoi problemi di carattere. Ma non stressa neppure il conduttore, neanche quando le cose non vanno come avevamo sperato, perché questo non può essere lo sport di chi vuole tutto e subito a qualsiasi costo. Lo sheepdog ha tempi lenti, richiede impegno costante e dà risultati molto graduali. Lo sheepdog, in qualche modo, insegna anche a vivere con grande autodisciplina. E quando finalmente arrivano i primi successi, anche nelle categorie meno impegnative, si ha la sensazione di aver raggiunto un traguardo davvero importante, perché per arrivarci abbiamo dato tanto, noi e lui, insieme. Così come è sempre stato dal primo giorno in cui uomo e cane si incontrarono e decisero di non lasciarsi più.